Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Spetterry ed eccoci qui per un episodio di Uncharted 4 da fine all'altro. Sto tornando con Nathan Drake alla ricerca del tesoro. Il problema tecnico purtroppo è persistito anche in questo video, ora diciamo l'ho risolto perché il microfono non viene riconosciuto dal programma OBS, il programma di registrazione, ma comunque torniamo al gioco. Siamo qui a Kings Bay, infatti l'indizio dell'avamposto vicino al vulcano ci portava a due torri controllate da due pirati. Ossia, o il simbolo bilancio o il simbolo tridente. In realtà doveva essere uno, ma visto che la moneta e il simbolo era molto rovinato, per sicurezza ci siamo divisi e con Sale siamo in questa torre, mentre Sam è in un'altra torre, cioè, sperando di trovare che siano le torri giuste. Siamo qui a cercare un altro indizio che ci possa portare al tesoro, ma per scoprire cosa accadrà basta andare avanti. Quindi, bando alle ciance e che oggi inizio. Let's go! Attenzione! Mele fresche, 1500 arie. Ok, sì, va bene. Tieni. Ah, grazie infinite, signore. Si goda la sua mela. E spenga la voce. E tu, piccoletto, dove andiamo? Ti piace? Sì, la torre. Sì, ma Sally, lo vedi? È un lemure. Dai, vieni a salutare. No, grazie. Che tenero. Ehi, Sally. Ehi, chi ha rubato la mela? Ah, non ci si può fidare di nessuno, Ciccio. Sai una cosa, quando sarà tutto finito, mi prenderò un cane. Ah, se ne usciamo tutti interi, te lo compro io, questo dannato cane. Se lo chiamo Victor? Sicuro. Ehi, Nate, ne vuoi una? Te la compro. Solo i matti vanno in giro con camicie così. Ah, i matti affascinanti. Per la miseria. Sento un profumino. Ha ragione, l'odore promette bene. Devo passare. Scusa. Ehi, guarda un po'. Chiusa. Ci resta che entrare di soppiatto. Piano piano. Era implicito nella parola soppiatto, Sam. Oh. Ehi, dai un'occhiata lassù. C'è una finestra rotta. Ehi, Sally, che dici? Passiamo di qui. Accidenti. Ti ho pensato. Tutto bene là dietro? Pensa per te, io ho i miei ritmi. Beh, almeno il panorama è uno spettacolo. Ok, vediamo un po'. Sigillo di Edward England, come diceva la mappa. Che stiamo cercando? Ottima domanda. Questa torre è decisamente alta. Sì, direi di sì. Scommettiamo che... Uno scorpione, tizio con una brocca. Sono segni zodiacali. Abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci.
I telefoni non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo. Torno subito. Visto, Sully? L'orologio funziona ancora! Sì, l'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo. Attento alle dita, Nate. Devo preoccuparmi? No, va tutto bene. Fidati. Questa l'ho già sentita. Leone. Difficili da domare. Cavolo! Mi ha sfondato i timpani. Quella non ha funzionato, Nate! Metto che Avery era scorpione. Ehi, Nate! Ha funzionato! Il blocco dello scorpione si è aperto! Ok, passiamo alla prossima! Sully, notizie di Sam! Sarà benone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. Acquario. Gente simpatica. È stato divertente.
No! Bene, sei qui. Ok, Sally, ce l'ho fatta! Farà un bel baccano! Sally, attento! Scusa, la maniglia si è rotta. Dovrò suonarla direttamente. Forza, ci siamo. Puttana. Santo cielo. Ehi, Sally. Oh, merda. La porta si è aperta, però. Beh, era un modo come un altro. Stai bene? Non lo so ancora. Tu? Morto. Andiamo. Ehi, guarda, la moneta, la vuoi? Certo, perché no? Vediamo che c'è qua giù. Magari montagne d'oro e tanti gioielli. Sam, finalmente, tutto bene? Ho setacciato la mia torre, non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici sul serio? Ok, arrivo. Arrivo. Sally! Sono già qui. Accidenti. Ehi, sono i nostri ragazzi. Sì, Henry Avery e Thomas Tew, gemelli del crimine. I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tew. Qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Beh, in quale verso bisogna ruotare? Wow. Ok. Diamo un'occhiata. Sì, solo un attimo. Altri simboli pirata. Adam Baldridge, Anne Bonny e Christopher Condent. Sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Spero ancora in qualche tesoro. Ehi, guarda, avevo ragione. Baldridge, Bonny e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Tew nell'altra stanza. Hai ragione. Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello.
Che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche queste lo fanno. Ah. Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati. No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Scrivo a Sam. Ci siamo. Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo. Cerchiamo i motivi stellati. Ok, era per dire. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island, proprio come Thomas Tew. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Beh, i delfini sono Richard Wundt, il tridente Joseph Farrell, le due mani con la perla sono William Mays. Perfetto, resta dove c'è campo, potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere. Ti aggiorno. Libri, mappamondo, questo Wundt sembra uno studioso. Ehi, Richard Wundt, era il capitano della Dolphin. Scommetto che lui e Baldridge organizzavano gare di parrucche. Sally, mi aiuti? Eccomi. Grazie. È dritto? A chi diavolo importa? A me importa. Guarda che faccia quel Farrell. Voleva essere ovunque tranne che lì. Ci siamo. Ecco.
Quindi chi c'è qui? Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia. In realtà so tutto. Voglio solo che Sam sia al corrente. Inoltre, gli piace sentirsi utile. Ah, certo. Diavolo, che è successo qui? Probabilmente è caduta una torcia. Vediamo cos'è rimasto. Non mi pare di conoscerlo. Sembra più giovane degli altri pirati. Oh, Sam mi ha risposto. Ah, vedi, Sally? Neanche Sam è onnisciente. Non dobbiamo compiacerci. Anche il nome. Dall'aspetto sembra saraceno. Yazid al-Basra. Sembra indiano. Quasi, era Mogul. Mogul? Non era il popolo derubato da Avery? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? E sono tre. Edward England. Un nanerottolo tacchiatello. E quattro. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Cosa abbiamo? Non saprei. Perché non chiedi a Sam? Gnè. Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirati. Per dire. Ecco la prima. E la seconda. L'ultima. Vediamo se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra... Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggie. Le reclute di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così che arrivavano all'indizio seguente. Sono indizi? Sì, fa vedere. Voilà. Dunque, questi sembrano alisei, sì, e queste sono latitudini. Sì. E sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Cosa? Pro Deus quod licentia. No, no, non può essere. Non può cosa? Oh mio Dio, è ovvio. Nate. Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind, di che stai parlando? Aspetta un secondo. Sam, hai visto le foto? Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda chi risponde. Come va, Nate? Ehi, Rafe. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. Magari. Mi sarebbe costato solo qualche giro di rum. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarvi. Già. Spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è agguerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. Suona come una sfida. Ehi! Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce evitare di correre rischi inutili. Wow, Ray Fedler che prende ordini da qualcun altro. Come cambiano i tempi. Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un'offerta. Tu molli tu. Torni a casa, vivi la tua vita. E io ci metto una pietra sopra. In nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray... Sarò sincero. Non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok. Pro Deus quod licentia. Per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come credi di essere, accetta la mia offerta. Che ne dici? Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di GPS, vero? A presto, bello.
Merda. Indovino, dei tizi armati stanno venendo qui. Sam, per Dio e la libertà, Nathan, capisci che significa? Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Rave sa dove ci troviamo. Ti serve un posto in cui nasconderti. Sam! Sam! Cazzo. Ehi! Te ne compro un altro. Beh ragazzi, alla fine abbiamo visto come la torre giusta è quella nostra, ma abbiamo trovato l'indizio che ci porta a quello che dovrebbe essere un nuovo luogo dove dovrebbe trovare il tesoro finalmente, sperando, mentre Sam è andato sbagliata, ma nel frattempo abbiamo visto che Rafe ha clonato il telefono di Sully e che quindi ha visto sia le foto degli indizi lasciati da Avery, ma anche trovato sia noi che Sam con il GPS. Quindi allora Sam corre grossi guai, così come noi, ma cercarci di unirci e di sopravvivere. Ma penso con questo conclude questo episodio. Comunque, invito a lasciare un like, commentate la vostra. In caso l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se piace le notifiche dei nuovi video che usciranno. E vi ricordo anche se su Twitch fare live e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così sapete più sul lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, da vostro Mitterri, passo e chiudo.